Valderice pensa al futuro, il sindaco Spezia ha nominato l'assessore Giuseppe Pedalino, frutto dell'intesa fra il Partito Democratico. Valderice, che vogliamo è uniti per il futuro, in studio con noi ne parleremo adesso. Movida selvagge e prostitute, convivenza difficile nella zona del centro storico di Trapani fra residenti e titolari di attività commerciali, ma nel frattempo gli abitanti delle vie Eurialo, Didone e Virgilio avviano una petizione per allontanare le ragazze di colore che attendono i clienti per la strada. In memoria di Borsellino, la provincia di Trapani si appresta a celebrare il 25esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Ritorna il premio Saturno, la manifestazione è dedicata alla Trapani che produce, si svolgerà quest'anno a Salemi, 6 giorni all'insegna di musica, spettacolo e cultura a partire dal 21 luglio, cioè da venerdì. Per lo sport abbiate pazienza, il direttore sportivo del Trapani Calcio Adriano Polenta ha parlato nel ritiro di Spiazzo ed ha fatto intendere che nei prossimi giorni ci saranno 2 nuovi acquisti, sia lui che Salvatore andranno a Milano. Questi i titoli della seconda edizione del TG Sud. Come sapete, ormai da un paio di settimane abbiamo spostato l'edizione con approfondimento dal sabato al lunedì, questo per consentirvi anche un po' di relax nel fine settimana. E oggi, per approfondire le tematiche di Valderice e non solo, in studio con noi c'è il sindaco Mino Spezia. Benvenuto e ben ritrovato sindaco. Non possiamo non partire dall'ultima notizia di cronaca politica, cioè dall'ingresso in giunta di Giuseppe Pedalini, che è il frutto di un'intesa programmatica politica che appunto a Valderice è stata avviata negli anni passati ed è stata concretizzata proprio in queste ultime settimane, che vede questa sinergia e collaborazione fra il Partito Democratico, il Movimento Valderice che vogliamo, che fa riferimento a Giacomo Tranchida, e Uniti per il Futuro. Sindaco, allora, Pedalini, diciamo, rappresenta un po' la sintesi di questo accordo. L'architetto Pedalino entra in giunta perché c'è un accordo, un'intesa tra il Partito Democratico, il Movimento Valderice che vogliamo e i consiglieri Stabile, Pagote, Urso che hanno fatto parte di questo movimento civico, e questa entrata serve a rafforzare, questa intesa che viene registrata serve a rafforzare l'attuale azione amministrativa e a proiettarsi nel futuro, perché siamo nell'ultima parte della legislatura, ma guardiamo un po' più avanti, guardiamo quantomeno al 2020, che è un po' la scadenza per la programmazione europea, e noi lì ci stiamo effettivamente lanciando e siamo abbastanza pronti. Diversa carne sul fuoco, ma intanto rimarrei proprio nella tematica politica, non fosse altro che più tardi voi so che ci sarà appunto una direzione provinciale del Partito Democratico, ma per ora magari non ne parliamo, sindaco. Come dicevo poc'anzi, questa sinergia era in trattativa da un bel po' di tempo, Valderice, oggi è stata concretizzata. Ma diciamo che il tentativo, cioè la discussione c'è sempre stata, cioè la voglia di mettere tutto assieme nell'interesse del Paese parlando delle cose concrete e lasciandosi alle spalle quelle che sono state le divisioni del passato. Oggi quanto mai c'è bisogno di unirsi e di fare forza, di spingere per il nostro paese, e quindi è necessario trovare la più ampia convergenza possibile, e quindi siamo arrivati, dopo una discussione molto diciamo che si è diluita un po' nel tempo, a questa intesa, e credo che ci siano tutti i presupposti per poter fare bene e per poter fare ancora meglio di quanto abbiamo fatto. È un esempio da esportare? Diciamo che su Valderice è una questione locale, non abbiamo fatto ragionamenti che vanno su altri comuni, però ritengo che c'è comunque uno spazio politico che ha perso il proprio punto di riferimento e con il quale secondo me il Partito Democratico deve dialogare. Ci sono tanti uomini e donne per bene con le quali si può comunque discutere e progettare il futuro nelle varie realtà. Prima di chiamare la pubblicità, vabbè, proprio un accenno, insomma, più tardi appunto dicevo c'è la direzione provinciale, magari non ci soffermiamo, però un accenno di risposta da parte sua la voglia, cioè cosa si aspetta più tardi? No, ma guardi, io non sono il tipo che parla o anticipa dal contenuto o il possibile contenuto appunto delle riunioni di partito, sono uno un po' sotto questo aspetto all'antica, ritengo che le questioni vadano affrontate nelle sedi opportune, nelle direzioni, non sui giornali. Ma credo che sarà una discussione, come sempre, molto franca, netta, piena di contenuti sotto il profilo politico, e credo che sarà l'occasione per chiarire le varie posizioni e andare avanti. Perfetto, già, questa è stata più che un'ottima risposta. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, ma poi continuiamo con Valderice, perché a Valderice proprio oggi, insomma, è stata data la disponibilità per realizzare ulteriori loculi al cimitero. Nell'arco di 8 mesi, insomma, il cimitero di Valderice sarà nettamente ampliato, subito dopo la pausa pubblicitaria.
Ed eccoci qua, ritorniamo in diretta con la seconda edizione. Siamo in studio con il sindaco di Valderice, Mino Spezia, che ringrazio ancora per essere qua con noi a quest'ora. Grazie a voi. Abbiamo affrontato la tematica politica, la sinergia appunto con Uniti per il Futuro, tra Uniti per il Futuro, il Partito Democratico e il Movimento Valderice che vogliamo. Ora invece andiamo nel merito di alcune questioni amministrative. È fresca fresca la notizia proprio di stamattina, è stato dato mandato il sindaco, insomma, Spezia, per la realizzazione di ulteriori 300 loculi al cimitero di Valderice. 300 loculi che vanno ad aggiungersi ai 240 che proprio da oggi in teoria stanno per essere realizzati, per cui nell'arco di un annetto, poco meno, 8 mesi circa, il cimitero di Valderice sarà ampliato da 540 loculi. Necessario arrivare a questo? Diciamo che ormai abbiamo superato la fase emergenziale in cui eravamo. Proprio oggi la ditta aggiudicataria dei lavori ha firmato il contratto per i primi 240 posti che si realizzeranno nel giro di circa 8 mesi, ma venerdì abbiamo approvato un atto deliberativo con il quale diamo via libera alla realizzazione di ulteriori 300 loculi nel nostro cimitero comunale, quindi possiamo dire, possiamo tranquillizzare tutti che siamo fuori dalla fase emergenziale. Lo dico e lo sottolineo perché nel passato c'è stata forse qualche polemica di troppo, forse qualche strumentalizzazione di troppo, e quindi è giusto informare i cittadini dell'attività posta in essere dall'amministrazione, l'attività concreta, e che comunque la questione di cimitero è abbondantemente superata. Per concludere, comunque ampia progettualità ci aspettiamo nei mesi a venire da Valderice. Noi siamo pronti per la programmazione 2014-2020. Abbiamo realizzato un vero e proprio parco progetti che va dall'impianto di sorveglianza su tutto il territorio comunale, passa per la riqualificazione delle aree confiscate alla criminalità organizzata, e mi riferisco alla Villa Coppola e allo spazio che si trova di fronte alla scuola media. Abbiamo già acquisito un progetto per la riqualificazione della piazza Sandro Bertini, la piazza antistante del municipio, la piazza vittime di Ustica. Abbiamo il progetto per quanto riguarda l'ampliamento della rete fognante su Bonaggia, ulteriore 1.700.000, e tante altre progettualità, nonché anche dei progetti che saranno avviati sin da subito con per esempio la realizzazione delle torri fari nel campo sportivo di Misericordia, i cui lavori inizieranno nel mese di settembre. E tante altre progettualità che ci vedranno pronti per la programmazione europea. Aspettiamo soltanto che la Regione pubblichi i bandi e noi siamo lì pronti per poter partecipare e poter dare futuro a questo nostro territorio e poter dare sviluppo a questa nostra terra. E nel frattempo però Valderice offre una serie di iniziative per l'estate di tutto rispetto, sindaco. Abbiamo un cartellone di tutto rispetto, come lei ha detto, 2 mesi di programmazione, un'importante collaborazione con il Conservatorio Scontrino, che ieri sera ha aperto ufficialmente la stagione al teatro. Un'orchestra di 50 elementi, sono stati davvero bravi e straordinari. Altri 2 appuntamenti con il Conservatorio Scontrino, 2 appuntamenti anche con l'eccellenza del nostro territorio, degli artisti del nostro territorio, Pietro Adragna, Peppe Santoro, avremo Sergio Vespertino e tanti altri artisti che hanno reso e renderanno grande questa nostra stagione ancora una volta. Bene, lo saluto, ma lo prego di rimanere ancora qualche minuto con noi perché ci spostiamo da Valderice a Trapani. Grazie sindaco per essere stato in diretta con noi in questa seconda edizione e buon lavoro, perché rimanendo nell'ambito delle manifestazioni estive, a Trapani invece c'è una piccola guerra, diciamo tra l'altro non nuova purtroppo, fra gli esercenti del centro storico che appunto attraverso i loro locali offrono musica e spettacoli, e i residenti. Vediamo il servizio. Una storia che si ripete puntualmente ogni estate, quando la zona antica della città viene presa d'assalto tutte le sere, e non soltanto nei fine settimana, come avviene durante l'inverno, da giovani e giovanissimi, ma anche da tantissimi turisti, sia italiani sia stranieri, in vacanza nel capoluogo. Gli abitanti però non ci stanno ed alzano la voce. Il centro di notte diventa terra di nessuno e noi siamo costretti a convivere con schiamazzi, musica assordante, ubriachi che ci urinano davanti ai portoni dei nostri palazzi e che citofano svegliandoci. Per non parlare poi delle liti, anche tra i ragazzi, in preda ai fumi dell'alcol, che si verificano ormai con troppa frequenza. Un coro di protesta unanime, condito però da una precisazione: non siamo contrari alla cosiddetta movida, che può essere una risorsa per il territorio, a condizione però che si rispettino le regole, ma da noi spesso la movida degenera, dando vita anche a comportamenti delinquenziali. Polizia, carabinieri e agenti della polizia municipale, come sottolineano in questura, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, riuscendo anche a risolvere numerosi casi di bullismo e arrestando i responsabili di aggressioni e rapine.
Di recente poliziotti hanno multato un commerciante, nel suo locale la musica era troppo alta. Quartier Generale della Movida, via Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele, via Crociferi, Largo San Francesco di Paolo e strade limitrofe dove insistono i locali che fanno da richiamo al popolo della notte. Lì però la convivenza tra residenti, titolari di attività commerciali e avventori è ai ferri corti e alle proteste degli abitanti del centro storico si aggiungono quelle dei residenti nella via Eurialo, via Didone e via Virgilio. Loro ormai da tempo devono fare i conti con una presenza diventata ormai scomoda, le prostitute di colore che attendono i loro clienti per strada appartandosi con loro davanti alle nostre finestre, ai nostri balconi e così siamo costretti ad assistere a spettacoli indecenti. Una raccolta di firme per allontanare le belle di notte è già finita sul tavolo del prefetto. Non siamo contro queste poverette che vendono il loro corpo, ma qui non le vogliamo più, vadano a prostituirsi altrove, in zone isolate. In passato, l'intervento dei vigili urbani e degli agenti di polizia aveva fatto allontanare le lucciole, ma la quiete in quelle che sono state definite ormai le strade del sesso a pagamento è durata poco. Ed eccoci qua, ritorniamo in diretta, ci spostiamo a Calatafimis e Gessa dove arrivano le prime multe per chi abbandona i rifiuti nelle periferie della città. Il lavoro delle telecamere installate in alcuni punti strategici e l'azione congiunta di Polizia Municipale ed operatori dell'AGESP S.P.A. hanno dato i primi risultati. Il decoro urbano, assieme anche ad una particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti, sono state da sempre uno dei principali obiettivi dell'amministrazione Sciortino. L'abbandono dei rifiuti è una forma di inciviltà che danneggia l'ambiente e causa degrado, dichiara il sindaco di Calatafimis e Gessa Vito Sciortino. Il Corpo di Polizia Municipale ed AGESP S.P.A. sono impegnati, ciascuno per le proprie competenze, a contrastare il fenomeno, potenziando l'azione contro i comportamenti scorretti che deturpano in modo inaccettabile il territorio. La persona che abbandona in modo incontrollato un proprio rifiuto risponde dell'illecito amministrativo ed è inoltre tenuto a procedere alla rimozione, allo smaltimento e al ripristino dei luoghi. Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza causata da comportamenti incivili, afferma l'assessore all'ecologia Gioacchino Tobia. È importante che tutti riflettano su un aspetto talvolta sottovalutato. Intervenire in modo mirato per rimuovere discariche abusive, raccogliere rifiuti ingombranti o pericolosi, ripulire aree imbrattate dagli incivili ha un costo che ricade su tutta la comunità. Non sono più tollerabili, per rispetto delle stragrande maggioranza di concittadini corretti, episodi di abbandono incontrollato di rifiuti che mortificano ancora la nostra amata città. A Favignana invece è partita la collaborazione della Guardia Costiera Ausiliaria di Trapani con il Comune e con l'area marina protetta per il presidio nelle aree portuali. Siglata una convenzione con la Guardia Costiera e la Protezione Civile che prevede lo svolgimento di alcuni servizi in accordo con l'area marina protetta e la Capitaneria di Porto di Favignana. In particolare i volontari svolgeranno attività di presidio, assistenza e prevenzione nel porto dell'isola, regolamentando il flusso turistico ed informazione e prevenzione ai cittadini e turisti. Inoltre, a supporto alla sorveglianza dell'area marina protetta a terra e segnalazione alle autorità preposte di eventuali violazioni che rientrino nelle rispettive competenze istituzionali. La collaborazione vedrà 20 volontari impegnati, secondo turnazioni definite, nel periodo estivo di maggior afflusso turistico e quindi di pieno carico per le isole. Una preziosa collaborazione, dichiara il sindaco dell'Egadi e presidente dell'AMP Giuseppe Pagoto, che aggiungendosi alle collaborazioni già in essere con la Capitaneria di Porto e la Polizia Penitenziaria, oltre alle attività ordinarie svolte da Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, permetterà di incrementare il personale impegnato in attività di presidio, prevenzione e controllo sulle isole, garantendo, ci auguriamo, una fruizione più ordinata delle aree portuali e in generale una maggiore sicurezza a migliaia di turisti che affollano le nostre isole nel periodo estivo. E quando la stagione estiva fioccano le iniziative che tendono ad allietare le serate dei residenti provincia di Trapani e non solo, una di queste è certamente quella che coinvolge direttamente Telesud in merito alla 14ª edizione del premio Saturno, premio proprio ideato da Telesud. La manifestazione della cosiddetta Trapani che produce, realizzata da Telesud in collaborazione con la Camera di Commercio di Trapani, quest'anno è giunta alla 14ª edizione e si svolgerà a Salemi dal 21 al 26 luglio. Stamattina è stata presentata nei locali della Camera di Commercio.
Talk show, spettacoli, musica e la consegna della statuetta del dio Saturno, simbolo di produttività alle eccellenze del Made in Sicily. Non solo aziende del territorio, ma anche figure e professionalità che si sono distinte nella loro attività. L'edizione 2017 del Premio Saturno si arricchisce inoltre, come ha ricordato nel corso della conferenza stampa il presidente di Telesud Massimo Marino, del patrocinio dell'assessorato regionale alla salute, che porterà ad approfondire i temi riguardanti la prevenzione per il cittadino durante i momenti legati all'informazione in linea con la mission dell'assessorato. La manifestazione, giunta alla 14ª edizione da 5 anni, ha scelto la formula itinerante, così dopo Trapani, Marsala, le località turistiche di San Vito Lo Capo e Favignana, quest'anno si sposterà nel Belice, a Salemi, tra i borghi più belli d'Italia, e avrà come cornice la splendida Piazza Licia. Ai nostri microfoni oggi è intervenuto il primo cittadino Venuti. È con vero piacere che oggi abbiamo presentato questa iniziativa. Quest'anno c'è stata, io avevo dato una disponibilità proprio nell'anno dei borghi, noi siamo nei borghi più belli d'Italia da un anno circa, questo il 2017 è l'anno dei borghi, si lega chiaramente all'enogastronomia, al territorio, alla produzione e al turismo, che produzione è, e quindi si è trovato questo terreno d'intesa su cui fondare il premio Saturno a Salemi. Alla Tre Giorni noi abbiamo, dove si premieranno le aziende come di consueto, dove ci saranno spettacoli, abbiamo aggiunto dell'altro, dando la possibilità di dedicare una giornata al grano e alla sua lavorazione ed evoluzione. Ricordo che noi con il grano, dal pane di San Giuseppe, la sagra della Busiata, abbiamo già iniziato un percorso negli anni e quindi vogliamo, intendiamo proseguirlo, e poi tutto culminerà con un concerto di Bianca Azzei che chiaramente vuole dare risalto ad un'estate per noi molto impegnata, molto ricca di eventi di qualità, quindi legati al territorio, alla produzione, alle aziende, ma anche qualche momento di spensieratezza e di svago che sicuramente in questo periodo può far piacere a tutti. Sinergie che sono state ribadite fondamentali dal Presidente della Camera di Commercio Pace. In anni di grave crisi socio-economica, il numero uno dell'ente ha sottolineato in conferenza come sia stata strategica la sinergia tra le varie anime del premio, ringraziando il Presidente di Telesud per aver voluto fortemente che la collaborazione continuasse nonostante le ristrettezze del comparto associativo. La manifestazione si aprirà venerdì con il talk show sul tema agricoltura sostenibile e salute per il cittadino. Poi si passerà al primo blocco di premiazioni durante la serata. Poi si chiuderà con lo showman Sassà Salvaggio. Sabato il secondo talk turismo nell'anno dei borghi. Poi la seconda serata di premiazioni e a seguire musica per tutta la notte con DJ Contest a cura di RMC. Domenica il terzo talk, lo sport fa bene, ed infine sempre sul palco di Piazza Licia gli ultimi premiati, a seguire lo spettacolo di Ernesto Maria Ponte. Poi le altre 3 giornate, con martedì quella dedicata all'antica tradizione del luogo con la festa del grano e del pane. Durante la serata anche il cooking show dell'enogastronauta Peppe Giuffre, coadiuvato dal maestro panettiere Martinez dell'anonima forneria, e musica con il concerto degli Ottoni Animati. Infine mercoledì gran finale con il concerto gratuito dell'artista Bianca Azzei. Insomma, una 6 giorni ricca di eventi che saranno presentate da Vittoria Benante con la partecipazione dell'attore Marcello Mazzarella. E al di là delle manifestazioni prettamente estive che offrono appunto spettacoli, purtroppo d'estate ci sono anche delle ricorrenze brutte che al di là insomma dello stare insieme tendono a ricordare la memoria di chi, possibilmente come nel caso del giudice Paolo Borsellino, è morto per la patria. È il caso delle manifestazioni che si terranno appunto in occasione del 25esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Anche in provincia di Trapani ci sono diverse iniziative che vanno verso la memoria. Tante le manifestazioni organizzate in provincia di Trapani in occasione del 25esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, nella quale persero la vita Paolo Borsellino e i membri della sua scorta.
Ad aprire le manifestazioni in provincia l'incontro dal titolo Omaggio a Paolo, organizzato dall'Istituto di Studi Economici e Sociali Nova Civitas e dall'Associazione Alfa Omega, in programma domani alle 19 presso la terrazza del Lido San Club. All'incontro prenderanno parte l'ex presidente della Commissione regionale antimafia, onorevole Nello Musumeci, l'onorevole Fabio Granata ed il giornalista Giacomo Di Girolamo. Modera l'incontro l'ex deputato regionale Livio Marrocco. Mercoledì mattina invece alle 10.30 le udienze presso il Tribunale di Trapani verranno interrotte. Il personale e i magistrati si riuniranno per un momento di raccoglimento presso l'aula bunker Giovanni Falcone. Sarà presente l'ex questore, oggi in pensione, Rino Germanà. L'incontro terminerà con un momento musicale curato dal Conservatorio Scontrino. Il complesso monumentale San Pietro a Marsala ospiterà invece mercoledì sera il presidente del Tribunale libetano Alessandra Camassa, che lavorò a fianco di Borsellino in procura, ed un rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati. La serata si concluderà con lo spettacolo teatrale Le parole rubate, scritto dai giornalisti Geri Palazzotto e Salvo Palazzolo. Ad aprire la serata il docufilm dell'Anza. Il clou delle manifestazioni comunque rimane Palermo. Le cerimonie prenderanno il via oggi con l'incontro L'eredità della memoria, previsto alle 16.30 all'Orto Botanico. Alle 18, vigilia della strage, il Centro Studi Borsellino, a partire dalle 16.30, farà memoria operante in 8 diverse postazioni in via D'Amelio e la consueta veglia delle 21 organizzata dalla GESCI. Il 19 luglio, anniversario della strage, si inizierà con i laboratori e le animazioni per i bambini a cura del Centro Santa Chiara, dell'Associazione Zen Insieme e di Nati per Leggere Sicilia. Tra le presenze istituzionali attese, la Presidente della Commissione Antimafia Rosi Bindi e la Ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli. La Tre Giorni è promossa dall'Associazione Agende Rosse. Manifestazioni sono previste anche ad Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi. E invece tra Custonaci e Valderi c'è stato un fine settimana, quello appena trascorso, all'insegna davvero del divertimento, perché a Custonaci si è concluso lo Spincia Fest, è stato un successo almeno secondo gli organizzatori. Un altrettanto successo è stato ovviamente lo spettacolo di Biagio Isso al Teatro Nino Croce a Valderi. Andiamo nell'ordine, prima il servizio sullo Spincia Fest a Custonaci e poi ci trasferiamo a Valderi per ridere insieme a Biagio Isso. Bene, siamo arrivati alla conclusione della Spincia Fest e abbiamo un bilancio complessivamente positivo. Credo che abbiamo migliorato intanto nell'offerta degli spettacoli, nei servizi. La Spincia va alla grande, questo graditissimo dolce siciliano. Una settimana che per dire la verità è stata più di una settimana intensa per Cornino, dove si è svegliato questa realtà balneare forte di Custonaci. Io credo che è un momento bello che questa sera andremo a chiudere con i giochi piromusicali, anche quando momento forte, bello, importante, caratteristico di questa iniziativa che dura, ripeto, più di 8 giorni. Prossimamente avremo la settimana dello sport, il DJ Live Contest, i momenti giovanili. Cornino è in piena attività e lo sarà fino a tutta la fine di agosto. Siamo in Siciliano Sono, questa sera qui a Baia Cornino, che è uno scenario incredibile. Proporremo la nostra musica, che è un misto tra reggae, ska, tropicale, latino. È un po' la musica del mondo, è la rappresentanza del siciliano, del modo di pensare del siciliano attraverso la musica, attraverso la nostra musica. Che dire, spero che tutto questo vi sia piaciuto, il nostro spettacolo. Seguiteci su sicilianosono.com per tutte le altre date, però la data più vicina qui da queste parti è a Strasatti, in Piazza Fiera, il 5 agosto, mi raccomando. Quindi se non siete venuti qui a Baia Cornino, a Custonaci, ci vediamo a Strasatti il 5 agosto. Poi per tutte le altre date sicilianosono.com. Guardate che sono belli, sono molto sorridenti, quindi sono anche carichi adesso. Ciao a tutti per la fiesta totale con il Siciliano Sono! E a Valderi invece tante risate, tantissimi applausi ovviamente per lo spettacolo di Biagio Isso, il comico di fama nazionale, che si è tenuto nel teatro dedicato alla memoria dell'onorevole Nino Croce. Teatro riparte dopo il successo della stagione scorsa e riparte nello stesso posto onorevole Nino Croce per regalare 4 appuntamenti per altrettanto 4 ospiti di fama nazionale, e stiamo inaugurando proprio oggi con uno spumeggiante Biagio Isso, uno spettacolo fantastico che ha coinvolto tutto il pubblico con un grandissimo successo, una grandissima risposta da parte dei trapanesi. Ma non finiamo qui, perché il 5 agosto avremo un grandissimo Dario Ballantini insieme alla sua band, il 26 agosto Nino Frassica, che nonostante i suoi impegni
televisivi è riuscito a trovare un buco per venirci a trovare. Ed infine il 9 settembre chiuderemo in bellezza con un nostro affezionatissimo ospite che è il grande Umbertone Nazionale. Teatrò ha portato a Trapani per la prima volta il format che noi abbiamo definito della disco show, perché accanto alla performance dei nostri artisti in realtà noi accontentiamo un po' il pubblico che noi definiamo ad ogni latitudine di età, quindi abbiamo anche musica dal vivo e DJ set proprio per ballare e cantare fino a tarda notte. E invece adesso un po' di appuntamenti su Telesud per chi ama seguire le cose politico-amministrative. Alle 21 e poi in replica alle 23 saranno ospiti in studio con me, tra l'altro, il sindaco di Paceco Biagio Martorana e il sindaco di Salemi Domenico Venuti. Ripeto, Seconda Repubblica prima messa in onda alle 21, poi in replica alle 23. Adesso invece vi lascio allo sport curato da Baldo De Dona. Grazie, vi ricordo nella seconda edizione il sindaco di Valderice Mino Spezia per fare un po' il quadro della situazione fra politica e programmazione di interventi nel territorio. Arrivederci. Doppia seduta di allenamento per il Trapani Calcio in vista dei prossimi impegni stagionali. La squadra sarà impegnata domani pomeriggio contro il Pinzolo Valrendena e venerdì contro l'Hellas Verona. Questa settimana, oltre al sorteggio dei gironi, ci sarà quello della Coppa Italia, dove scenderanno in campo 27 squadre di Lega Pro, tra cui il Trapani, e 9 di Serie D. Si inizierà domenica 30 luglio. Per il mercato la questione al momento è bloccata. Il direttore sportivo Polenta ha parlato nel ritiro della squadra granata e ha fatto intendere che in settimana ci saranno 2 ufficializzazioni. Ma il gruppo che sta lavorando bene in una bella, diciamo, in una bella località, fornita di tutti i comfort per fare un ottimo ritiro precampionato, evidentemente è un gruppo che va completato, questo lo sappiamo, però insomma diciamo che gli inizi sono buoni. Bisogna intervenire sia davanti, in tutti e 3 i reparti probabilmente ci saranno da fare gli interventi, sia a livello di, diciamo, di over che di under, perché teniamo conto di questi 14 over che condizionano un pochino le scelte, però insomma ci stiamo lavorando cercando di miscelare bene le cose. Direi che anche in questa settimana noi pensiamo che un paio di calciatori sicuramente di poterli inserire, anche perché è ora. E però ecco, non dipende soltanto da noi, perché chiaramente per fare delle operazioni abbiamo delle controparti, abbiamo i procuratori eccetera, quindi ci vuole un po' di pazienza, però insomma spero vada tutto per il meglio. Ci sono varie speculazioni su cui possono essere i 2 acquisti. In avanti il Trapani sta ancora trattando per il giocatore marocchino Rashid Arma, invece per la porta è in netto vantaggio Fabrizio Lastra. Secondo le ultime indiscrezioni, le 2 società hanno già trovato l'accordo e il giocatore potrebbe arrivare nei prossimi giorni nel ritiro di Spiazzo. Come da programma è arrivata l'ufficialità del ritorno di Marco Mollura. Il giocatore è pronto per iniziare la nuova avventura con la Pallacanestro Trapani, ma torniamo alla conferenza stampa di venerdì pomeriggio e ascoltiamo il coach Ugo Ducarello. Io sono molto, molto contento, molto soddisfatto dei ragazzi che hanno firmato e che arriveranno. E siamo molto vicini anche a chiudere l'under. Per quanto riguarda il discorso di Bossi, credo che tutti quanti lo conoscete, è un ragazzo che ha fatto 2 esperienze importanti, ha lasciato un bel segno e qui a Trapani e qui a Trieste. È un ragazzo che darà tanto alla casacca granata. Mentre per quanto riguarda Spizzichini è un giocatore di squadra, un giocatore di energia, anche lui darà un grande contributo, entrambi i giocatori sono molto motivati e la bella sorpresa comunque è il fatto di avere Marco Mollura, che comunque è stato sempre nei nostri pensieri per fare una scommessa dalla Serie B. Credo che Nicola nella precedente conferenza stampa aveva detto che il quinto esterno doveva venire, era un ragazzo che doveva venire dalla Serie B. Abbiamo fatto 1000 ragionamenti e credo che sia giusto dare a Marco stesso un'opportunità di giocare in Lega 2, dato che la Serie B ormai l'ha disputata, l'ha giocata per bene, e quindi ora è il momento in cui deve fare anche un salto di qualità, perché no qui a Trapani.